Minchia, oh, Iron è veramente troppo mercenario francese. Col fa... sì, sai, ecco, no, sai chi? Quelli che fanno la sicurezza sulle petroliere. Sì, sì, che figata, è vero. No. C'hai anche sia l'età che il fisico. Sì, che ha rotto i coglioni tutti questi video e cose contro i pirati somali. E cosa... Ormai mi aspetto solo Ninja vs Somali Pirates. Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto il suo team. Siamo in Danger Zone come sempre, pronti per un bel deathmatch per iniziare la giocata e la giornata. E eravamo contro una squadra principalmente di noleggianti, quindi per lasciargli un po' più di gioco non spingeremo in maniera tremenda. E questo, come vedremo più avanti, sarà anche un po' il nostro problema più avanti nel game. Joe, con due figli compagni di squadra, subito si prende il lato sinistro e ingaggia una linea lunga, arrivando direttamente in lontananza delle nemiche. Joe in copertura, Iron spinge fino al prossimo riparo. Quando Iron era sicuro, Joe abbandona la copertura e avanza anche lui. Intanto io, più al centro, mi do da fare macinando linee lunghe. Elimino un primo nemico dietro la macchina bruciata, cerco di colpire un altro che scappa abbandonando il riparo e dopodiché mi do da fare ingaggiando l'autobus. Iron, Joe, prendetevi il lato sinistro! E Will compie un errore fatale, si espone un po' troppo sul lato destro e viene eliminato da un nemico che era stato calcolato. Punti per Joe che subito prende la posizione. E qui vediamo un rimbalzo di quelli che fanno veramente male. Ragazzi, sulla destra ce n'è uno che sta rompendo un po' le palle. E Joe, proprio sulla destra, sta cercando il nemico che ha prima eliminato Will. L'approccio all'angolo da parte sua è decisamente molto buono, sfrutta la finestrella in modo tale da avere soltanto una linea di tiro ristretta da cui può essere ingaggiato. Dopodiché però è il momento di spostarsi sulla sinistra per cercare di spingere da quel lato e dare supporto ad Iron che è arrivato là avanti. Avanza e ingaggia, adesso tra lui e Iron possono ottenere abbastanza agevolmente questa struttura che, da dove sono loro, ha soltanto due linee a disposizione, una sulla sinistra che sta tenendo Iron e una, quella in fuoco incrociato dalle finestrelle, che appunto sta venendo tenuta occupata da Joe. Qualcuno purtroppo sembra essere però riuscito a entrare. Questo non impedisce però a Joe, con un tiro preciso, di eliminare un ulteriore avversario e di danni un pochino stiamo facendo. Vi prego inoltre di godervi lo spettacolo dell'attacca di mira che fa di tutto per rompergli le palle, continuando a rialzarsi e andando davanti al dotto. Ingaggio ravvicinato con Iron che viene eliminato, Joe che si vede veramente brutto e poi prova a cambiare nuovamente linea di tiro. Elimina il suo nemico ma viene eliminato a sua volta. E ora un piccolo flashback, torniamo al momento in cui mi sono separato da Joe. Preso nell'autobus, ce n'è uno dietro al bar. Mentre loro si spostavano sulla sinistra, io continuavo a tenere il centro e col mio RPK cinesone, ma che mi ha dato abbastanza soddisfazione, vediamo che continuo a buttare BB nelle zone nemiche. Inizio anche a sentire un po' il peso dell'arma, perché si tratta comunque di una replica full metal e con legno vero, quindi essendo un'arma anche decisamente lunga, il peso diventa notevole. Ma no, poverini! Cioè, usare anche il crinale. E uno là dietro c'è. Come detto prima, visto che i nostri avversari non erano giocatori espertissimi, decidiamo di essere abbastanza statici, abbastanza standard nelle tattiche, scegliendo di non usare il crinale, facendo accerchiamento per fare in modo da lasciare i nostri avversari di capire un po' come funziona il campo. E una volta che l'op-up si scalda, inizio anche a essere abbastanza soddisfatto dalle capacità della mia arma economica.
Non appena ne tesso le lodi, però iniziano i problemi con il selettore di tiro. Vai a rinforzare di là. Ragazzi, riuscite a spingere un po' avanti di lì? Due riescono eventualmente, o uno, a venire qui a darmi supporto? E qui siamo appena dopo l'eliminazione di Joe. E io riesco a vendicarlo alla grande, eliminando un altro avversario all'interno del bar. Quel lato è ormai completamente sguarnito, così decido di occuparmene io. Step, vengo ad aiutarti. Noto con piacere che è rimasto Step a tenere la posizione. E così cerco di fare il possibile per andarlo ad aiutare. Come detto prima, quell'angolo è facilmente difendibile in due persone e infatti lo raggiungo in modo tale da essere nuovamente chiusi in difesa su tutte le linee di esposizione di questa posizione. Giorgio! Si tratta anche di una buona testa di ponte da cui portare delle offensive, quindi una volta che la posizione è nostra cerco di far arrivare anche Giorgio in modo tale da avere i numeri per spingere. Vista la posizione arretrata dei nostri compagni di squadra sulla destra, decido di continuare a tenere il centro. Riesci a correre da dietro, che poi ti raggiungo io? Fai il giro da dietro, corri dietro a quella casa, che poi ti raggiungo. Vai, vai, vai! Con Giorgio arrivato a dare supporto alla zona bar, ormai ci sono i numeri e io mi sposto sulla destra per cercare di portare avanti il fronte anche su questo lato. Frenare? Intercettateli! Intercettateli! Vado con lui io! Sto largo sulla destra io! E qui avanziamo, copertura sulla linea lunga. Sotto l'autobus di là, dalle finestre a sinistra. Io tengo la zona interna e il mio compagno di squadra tiene la zona esterna. Così riusciamo ad avanzare coprendoci a vicenda fino ad arrivare dietro a questa struttura L, che è un'ottima posizione da cui continuare l'offensiva su questo lato. Cristian! Supporto! Crinale, bravo! Ci sono anche dei nemici nella zona crinale e così chiedo supporto dalle retrovie. La situazione si fa brutta con dei nemici sul crinale, decido di spostarmi in una posizione più difensiva. Situazione di merda, ragazzi! Datemi visuale sul crinale! Pensavamo di aver fatto più danni in realtà, ma ci sono ancora parecchi nemici e sembra che abbiamo sottostimato il loro numero. Scusami, Dave! E ancora una volta colpisco il povero Dave in veste di arbitro. Ha giocato anche Giorgio sul lato sinistro, ci lascia anche Giorgio. Sembra che abbiamo nemici anche alle spalle e i BB volano praticamente dappertutto contro di noi. Nonostante il buon inizio, sembra che i numeri non siano decisamente dalla nostra. Barichiamoci e teniamolo. L'unica possibilità che abbiamo, perché dal finale ci fregano. Così, col mio compagno di squadra, deciso di rischiarmela e di barricarci all'interno della kill house. La scelta di questa struttura è semplice. Con i nemici in superiorità numerica qua dentro sappiamo che devono entrare per forza da una
o l'altro ingresso. Quindi tendenzialmente abbiamo la possibilità di vederli e poter ingaggiare direttamente senza correre il rischio di venire circondati. Il problema è che siamo più o meno in trappola, ma decideremo di fare resistenza qua dentro nella speranza di arrivare alla fine del tempo in modo tale da sopravvivere fino a fine game. Ok, siamo sopravvissuti. E finalmente arriva il fischio finale. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa nostra resistenza all'ultimo, non dimenticate di lasciarci un bel pollice là in su e una bella iscrizione al nostro canale per non perdere un attimo delle prossime uscite. Veniteci a trovare anche su Facebook e su Instagram per tanti altri contenuti. Da Eric un salutone e ci vediamo alla prossima. Mamma mia. Sì, ma quella è la gente che non capisce un cacchio, che vengono qui troppo convinti, cioè.